Comunque la danza ci sposta verso tutto quello che è un atto di consapevolezza e di conoscenza, non solo nei confronti del proprio corpo, ma soprattutto nei confronti del corpo degli altri. E non è solo un percorso che fanno i danzatori tokuri, tutt'altro, e soprattutto principalmente il pubblico che guarda, colui che guarda, che fa esperienza in primis del movimento, perché la danza evidentemente si nutre di tutto quello che è un concetto empatico, o mito poietico, ma soprattutto empatico, come ha detto, risuona dentro lo sguardo e quindi agisce come atto di conoscenza, come atto più che di formazione o di comunicazione, come atto di presa presa di luogo, come un prender luogo continuamente attraverso lo sguardo sulla danza dell'altro. Anima comunque un lavoro sì, affronta tutto quello che è un trarre spunto dal testo aristotelico, ma soprattutto è quasi una, no? Un macinare continuamente, forse la stimmung, lo stato d'animo addirittura, forse l'anima intesa come un qualcosa che non ti accompagna nella vita, ma tutt'altro, è la vita stessa, è questo mondo così come è. Allo stesso tempo l'anima ci apre tutto quello che è un discorso legato a una anche parzialità del corpo che abbiamo, e quindi l'anima ci apre appunto ad un infinito non controllabile, non specificabile. E quindi il lavoro si pone in questi termini qui, cerca di creare quasi la tecnica degli scherzi e dei capricci.